Peppino Pavone comincerà ad operare come DS Biancazzurro in totale sinergia con Giorgio Repetto a partire da lunedì. Se non lo ha già fatto, Zeman sembra ormai deciso a rifiutare la proposta del Bologna, appena retrocesso dalla Serie A e attanagliato da seri problemi di natura economica. Si parla addirittura di iscrizione a rischio e comunque per far fronte al fabbisogno attuale, dunque all'emergenza, servono almeno 6 milioni di euro, ovvero l'ammontare della ricapitalizzazione. E così il tecnico Boemo, a cui era stata prospettata ben altra realtà, declinerà l'invito, proposta che invece potrebbe arrivare in tempi brevi dal Cagliari, la cui cessione per 45 milioni di euro al gruppo Giulini sarà ratificata giovedì prossimo. Del resto, Zeman non ha mai celato per interposta persona l'intenzione di restare in Serie A dopo l'infausta esperienza alla guida della Roma. Quali saranno dunque le mosse del Pescara? Sebastiani aspetta, come dire, al varco il tecnico di Praga, che domani sarà in città per il Memorial Zucchini. Prima a pranzo o subito dopo a cena è previsto un incontro e qui capiremo finalmente qualcosa di concreto. Purché, è il nostro punto di vista opinabilissimo, per carità, i dirigenti biancazzurri non accettino più altri tentennamenti da parte del Boemo. Insomma, che il tormentone finisca in un senso o nell'altro, ma da subito. Così, sull'argomento e non solo, Vincenzo Marinelli. È difficile fare calcio dappertutto, anche a Pescara è difficile perché basti pensare che adesso vogliono a tutti i costi un allenatore. Non dovesse venire, arriva un giovane, magari noi danno la possibilità di potersi esprimere, di poter costruire una squadra, di poter. Cioè non è facile Insomma, Zeman non sarebbe la panacea di tutti i mali, ecco questo intende dire Vincenzo Marinelli. Sicuramente avrebbe più, secondo me, più Cioè non bisogna consensi. fossilizzarsi sul nome, perché Certo, io poi se vuoi sapere la mia, quindi l'ho detto anche io, come non no? sono per i ritorni, quindi Ah, e perché? Ma comunque. solo per una C'è questione scaramantica. Scaramantica sicuramente, però Zeman è un Però grosso Gallione è tornato, ha vinto il preparatore. campionato a Pescara. Vabbè, prima l'ha vinto con me, poi se n'è andato, poi è ritornato, l'ha vinto e vabbè, da lui. No, cioè non è una regola questa. No, assolutamente. Il calcio è fatto di episodi, tu sai che molte volte purtroppo la fortuna, se non è un po' di fortuna. Pavone in altre vesti, nel senso che ha giocato nel Pescara nel 78-79, quando insomma Marinelli era un grande dirigente del È stato Pescara, con me, chiaro. quindi ero presidente, vicepresidente, non Non mi mi ricordo, ricordo, quindi abbiamo 79 vinto campionato di Serie campionati B con Angelillo, di Serie B. scelta giusta. Ma come direttore sportivo io penso che sia il massimo, specie se dovesse tornare o convincessero Zeman. Quindi stiamo a aspettare, dai, questione di giorni e sicuramente si risolverà il problema. Una città come Pescara, io penso, la prima cosa che debba credere sui giovani, debba costruire la squadra sui giovani, se ti danno le possibilità. Però i tifosi, tu sai, i tifosi veri sono pochi, sono stati sempre pochi a Pescara, poi ci sono quelli di circostanza e quando va bene arrivano di più. I Cioè Marinelli tifosi. dice che in questo momento, negli ultimi anni, Pescara è diventata una piazza troppo esigente. No, è Questo stata sempre esigente, ecco. però purtroppo da un campionato bellissimo di Serie B, dopodiché hai fatto una retrocessione che secondo me c'è stata troppa fretta, perché non ci dimentichiamo che noi a dicembre avevamo 20 punti e se vai a vedere il campionato di quest'anno a 20 punti lottavano ancora ad aprile, no? Quindi hanno avuto troppa fretta, Chi ha avuto assolutamente fretta? sentendo la piazza, pensa alla Ah, i società, perché dirigenti. ci sono state delle contestazioni, non ci dimentichiamo che sono venuti i tifosi degli spogliatoi. Bisognava attendere il A lavoro quel di punto Stroppa. sono. Sì. Perché o via Stroppa e prendi uno magari che avesse più esperienza, senza nulla togliere a Bergoglio, tu sai che l'ho comprato io, è stato il mio ex giocatore quando io volessi bene. Però ci siamo trovati un po', si sono trovati un po', forse il troppo amore e la troppa considerazione per Pescara, quindi è quello. Insomma, mi vuoi far dire per forza delle cose che non voglio dire. Grazie, grazie Vincenzo. È Ciao, sempre un grazie. piacere, Ciao, grazie. ciao, ciao. Ciao, arrivederci.